Liturgia. Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 2 novembre. La Chiesa ricorda tutti i suoi figli e nel giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti ricorda anche i defunti dimenticati e sconosciuti. Per cui ogni sacerdote potrà celebrare anche tre sante messe, una per i defunti dimenticati, una secondo l'intenzione del Papa e una, come sempre, secondo le intenzioni dell'offerente. Inoltre, la Chiesa offre indulgenze plenarie da lucrare proprio per i defunti, visitando il cimitero. Quanti nostri fratelli e sorelle oggi si portano nel cimitero, non solo per ricordarli, ma soprattutto per pregare, perché chiunque va al cimitero e prega anche solo mentalmente può lucrare l'indulgenza plenaria per uno di loro ogni giorno alla solita condizione. Vogliamo seguire le letture della prima di queste sante messe. Ci parla un personaggio famoso, è Giobbe, il quale a un certo punto si esprime così: oh, se le mie parole si scrivessero, si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro, si incidessero sulla roccia. Che cosa? Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Ecco, è la fede cristiana già proiettata nel passato, nel presente e nell'avvenire. La fede nella risurrezione. Potente è la parola del Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. E questa speranza di risurrezione non delude, perché è lo stesso amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E Dio dimostra il suo amore per noi anche quando eravamo peccatori, donandoci con Cristo morto e risorto la purificazione nel suo sangue. San Giovanni è un testimone credibile. Lui vede e dice che questa è la volontà del Padre Celeste. Giovanni ripete la parola di Gesù nel suo Vangelo: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Vedere e credere per Giovanni è la fede, la vita eterna, raggiungere la vita eterna, ricevere la vita eterna. Questo messaggio Gesù lo dona a tutti, alla folla, chiama la folla e dice appunto che tutto ciò che il Padre mi dà, Lui, il Signore, non lo allontanerà, non lo caccerà fuori, perché la volontà del Padre Celeste è questa: portare la vita, donare la vita eterna. Come? Tramite la risurrezione di Gesù, suo Figlio. Dio è vita eterna e Dio comunica questa vita eterna a noi tramite Gesù risorto. La fede nostra, la fede cristiana, è fede nella vita, è fede nella risurrezione, è fede nella vita eterna. Maria, la creatura sempre nella vita, poiché è immacolata, sempre
in Dio. E oggi, già nella vita eterna, anima e corpo, tramite la risurrezione del suo Figlio divino, Maria nella vita eterna.